pellicola. Mio zio c'aveva una piccola sala dove si facevano a quei tempi di film bianco e nero. Naturalmente a me mi appassionavano soprattutto i banditi, gli indiani, il sesso, malamente. Erano storie così fantastiche per uno che cominciava ad affacciarsi alla vita. Il cinema gli dava una grossa mano. Sarà per la storia, fatta da persone come me, che poi alla fine vincono una piccola grande battaglia così, ma senza rendersene conto. O sarà che ogni volta che la vedo mi fa ricordare una cosa molto semplice, e cioè che noi abbiamo già tutto quello che ci serve per vivere meglio. Basta sceglierlo. Le nostre condizioni sono queste qua. Più di 9 ore a giornata. Non dobbiamo faticare. Il mangiare deve essere di 1 litro di acqua e 1 chilo di pane di grano. Quando concimiamo, 5 lire. Donne e ragazzi, se faticano alla vendemmia, devono avere 3 lire al giorno. Se viene a piovere, il padrone deve dare 1 lira di più. Per far arrivare i treni in orario, però, se vogliamo, cioè, mica c'era bisogno di farlo capo del governo, bastava farlo capo stazione, no? I treni arrivavano qua. Scusate, che devo sapere io di mio padre? E beh? Perché ti vuoi mettere a discutere con quei due stronzi? Scusami, papà, io non avevo capito niente. Ma neanche mamma lo sapeva. I ragazzini si vantano. Un uomo no. Polfetta, Barletta, Riposo, Lecce, Trani, Riposo, Bari, Potenza, Hollywood, Fede, Molfetta Hollywood via Potenza, On the Road. Thank you.
A me! Avrà notato. Che pareggio che l'ho notato. E beh? Beh, signorino, io voglio sperare. Beh, insomma, che non vorrà deludere il mio sogno. Lei è un serio ragazzo, è vero, e mi piace. Però ci deve pensare. La risposta fra 3 giorni. Benissimo. A proposito, lei esce sempre con un'altra ragazza. E chi? Una ragazza. Ah, mia cugina. Ci sarebbero 2 pretendenti, Anfusi e Petrone. Gliene parlerò. La risposta fra 3 giorni. Il teatro Petruzzelli. Andiamo. Che emozione. A chi lo dice, il teatro più grande del mondo.